Risanami, Signore, tremano le mie ossa. L'anima mia è tutta sconvolta. Ma tu, Signore, fino a quando? Volgiti, Signore, a liberarmi. Salvami per la tua misericordia. Nessuno tra i morti ti ricorda. Chi negli inferi canta le tue lodi? Sono stremato dai lunghi lamenti, ogni notte inondo di pianto il mio giaciglio, il loro di lacrime il mio letto. I miei occhi si consumano nel dolore, invecchio fra tanti miei oppressori. Via da me voi tutti che fate il male. Il Signore ascolta la voce del mio pianto. Il Signore ascolta la mia supplica. Il Signore accoglie la mia preghiera. Arrossiscano, tremano i miei nemici. Confusi indietreggiano all'istante. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salvami, Signore, per la tua misericordia. Io, rifugio del povero, nel tempo dell'angustia. Ti loderò, Signore, con tutto il cuore, e annunzierò tutte le tue meraviglie. Gioisco in te ed esulto, canto inni al tuo nome, o Altissimo. Mentre i miei nemici retrocedono, davanti a te inciampano e periscono, perché hai sostenuto il mio diritto e la mia causa. Siedi in trono, giudice giusto. Hai minacciato le nazioni. Hai sterminato l'empio, il loro nome hai cancellato in eterno per sempre. Per sempre sono abbattute le fortezze del nemico, è scomparso il ricordo delle città che hai distrutte. Ma il Signore sta assiso in eterno, erige per il giudizio il suo trono. Giudicherà il mondo con giustizia, con rettitudine deciderà le cause dei popoli. Il Signore sarà un riparo per l'oppresso, in tempo di angoscia un rifugio sicuro. Confidino in te quanti conoscono il tuo nome, perché non abbandoni chi ti cerca, Signore. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io rifugio del povero nel tempo dell'angustia. Dirò le tue lodi, Signore, nell'assemblea del tuo popolo. Cantate inni al Signore che abita in Sion. Narrate fra i popoli le sue opere. Vindice dal sangue egli ricorda. Non dimentica il grido degli afflitti. Abbi pietà di me, Signore. Vedi la mia miseria, opera dei miei nemici. Tu che mi strappi dalle soglie della morte. Perché possa annunziare le tue lodi, esultare per la tua salvezza alle porte della città di Sion. Profondano i popoli nella fossa che hanno scavato, nella rete che hanno teso si impiglia il loro piede.
Il Signore si è manifestato, ha fatto giustizia. L'empio è caduto nella rete, opera delle sue mani. Tornino gli empi negli inferi, tutti i popoli che dimenticano Dio, perché il povero non sarà dimenticato. La speranza degli afflitti non resterà delusa. Sorgi, Signore, non prevalga l'uomo. Davanti a te siano giudicate le genti. Riempile di spavento, Signore. Sappiano le genti che sono mortali. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Gloria a voi, sì, Signore, nell'assemblea del tuo popolo. Fammi capire e osserverò la tua legge. La custodirò con tutto il cuore. Dalla lettera ai Galati di San Paolo Apostolo. Fratelli, voi avete certamente sentito parlare della mia condotta di un tempo nel giudaismo, come io perseguitassi fieramente la Chiesa di Dio e la devastassi, superando nel giudaismo la maggior parte dei miei coetanei e connazionali, accanito com'ero nel sostenere le tradizioni dei padri. Ma quando colui che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia, si compiacque di rivelare a me suo figlio, perché lo annunziassi in mezzo ai pagani, subito, senza consultare nessun uomo, senza andare a Gerusalemme da coloro che erano apostoli prima di me, mi recai in Arabia e poi ritornai a Damasco. In seguito, dopo 3 anni, andai a Gerusalemme per consultare Cefa e rimasi presso di lui 15 giorni. Degli apostoli non vidi nessun altro se non Giacomo, il fratello del Signore. In ciò che vi scrivo, io attesto davanti a Dio che non mentisco. Quindi andai nelle regioni della Siria e della Cilicia, ma ero sconosciuto personalmente alle chiese della Giudea che sono in Cristo. Soltanto avevano sentire dire: colui che una volta ci perseguitava va ora annunziando la fede che un tempo voleva distruggere, e glorificavano Dio a causa mia. Dopo 14 anni andai di nuovo a Gerusalemme in compagnia di Barnaba, portando con me anche Tito. Vi andai però in seguito ad una rivelazione. Esposi loro il Vangelo che io predico tra i pagani, ma lo esposi privatamente alle persone più ragguardevoli, per non trovarmi nel rischio di correre o di dover corso in vano. Ora neppure Tito, che era con me, sebbene fosse greco, fu obbligato a farsi circoncidere. E questo proprio a causa dei falsi fratelli che si erano intromessi a spiare la libertà che abbiamo in Cristo Gesù, allo scopo di renderci schiavi. Ad essi però non cedemmo per riguardo neppure un istante, perché la verità del Vangelo continuasse a rimanere salda tra voi. Da parte dunque delle persone più ragguardevoli, quali fossero, allora non mi interessa, perché Dio non bada a persona alcuna, a me da parte delle persone ragguardevoli non fu imposto nulla di più. Anzi, visto che a me era stato affidato il Vangelo per i non circoncisi, come a Pietro quello per i circoncisi, perché colui che aveva agito in Pietro per farne un apostolo dei circoncisi aveva agito anche in me per i pagani, e riconoscendo la grazia a me conferita,
Giacomo, Cefa e Giovanni, ritenuti le colonne, diedero a me e a Barnaba la loro destra in segno di comunione, perché andassimo verso i pagani ed essi verso i circoncisi. Soltanto ci pregarono di ricordarci dei poveri, ciò che mi sono proprio preoccupato di fare. Per grazia di Dio sono quello che sono. La sua grazia in me non è stata vana e con me rimane sempre. Colui che ha fatto di Pietro un apostolo degli ebrei ha fatto di me l'apostolo dei pagani. La sua grazia in me non è stata vana e con me rimane sempre. Dal preepiloquio di San Bonaventura, vescovo. L'origine della Sacra Scrittura non è frutto di ricerca umana, ma di rivelazione divina. Questa promana dal Padre della Luce, del quale ogni paternità nei cieli e sulla terra prende nome. Dal Padre, per mezzo del Figlio suo Gesù Cristo, discende in noi lo Spirito Santo, per mezzo dello Spirito Santo poi che divide e distribuisce i sommi doni ai singoli secondo il suo beneplacito, ci viene data la fede, per mezzo della fede Cristo abita nei nostri cuori. Questa è la conoscenza di Gesù Cristo da cui hanno origine come da una fonte, la sicurezza e l'intelligenza della verità contenuta in tutta la Sacra Scrittura. Perciò è impossibile che uno possa addentrarsi e conoscerla se prima non abbia la fede che è lucerna, porta e fondamento di tutta la Sacra Scrittura. La fede, infatti, lungo questo nostro pellegrinaggio, è la base di cui vengono tutte le conoscenze soprannaturali, illumina il cammino per arrivarvi ed è porta per entrare. È anche il criterio per misurare la sapienza donataci dall'alto, perché nessuno si stimi più di quanto è conveniente valutarsi, ma in maniera da avere se stessi una giusta valutazione, ciascuno secondo la misura di fede che Dio gli ha dato. Lo scopo poi è meglio: il frutto della Sacra Scrittura non è uno qualsiasi, ma addirittura la pienezza della felicità eterna. Infatti la Sacra Scrittura è appunto il libro nel quale sono scritte parole di vita eterna, perché non solo crediamo ma anche possediamo la vita eterna, in cui vedremo, ameremo e saranno realizzati tutti i nostri desideri. Solo allora conosceremo la carità che supera ogni conoscenza. Così saremo ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Ora la Divina Scrittura cerca di introdurci in questa pienezza, proprio secondo quanto ci ha detto poco fa l'Apostolo. Con questo scopo, con questa intenzione, deve essere studiata la Sacra Scrittura. Così va ascoltata e insegnata.
Per ottenere tale frutto, per raggiungere questa meta sotto la retta guida della scrittura, bisogna incominciare dal principio, ossia accostarsi con fede semplice al Padre della luce e pregare con cuore umile perché Egli, per mezzo del Figlio e nello Spirito Santo, ci conceda la vera conoscenza di Gesù Cristo e con la conoscenza anche l'amore. Conoscendolo e amandolo, saldamente fondati, radicati nella carità, potremo sperimentare la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità della stessa Sacra Scrittura. Potremo così giungere alla perfetta conoscenza e all'amore misurato della Beatissima Trinità, a cui tendono i desideri dei santi ed in cui c'è l'attuazione e il compimento di ogni verità e bontà. Cominciando da Mosè a tutti i profeti, Gesù mostrava ai discepoli in tutte le scritture ciò che a lui si riferiva. Occhi e lenti di cuore nel credere alla parola dei profeti. Gesù mostrava ai discepoli in tutte le scritture ciò che a lui si riferiva. Al mattino ti prego, Signore, ascolta la mia voce. Porgi l'orecchio, Signore, alle mie parole. Intendi il mio lamento. Ascolta la voce del mio grido, o mio Re e mio Dio, perché ti prego, Signore. Al mattino ascolta la mia voce. Fin dal mattino invoco e sto in attesa. Tu non sei un Dio che si compiace del male. Presso di te il malvagio non trova dimora. Colti non sostengono il tuo sguardo. Tu detesti chi fa il male, fai perire i bugiardi. Il Signore detesta sanguinari e ingannatori. Ma io, per la tua grande misericordia, entrerò nella tua casa, mi prosterò con timore nel tuo santo tempio. Signore, guidami con giustizia di fronte ai miei nemici, pianami davanti al tuo cammino. Non c'è sincerità sulla loro bocca, è pieno di perfidia il loro cuore. La loro gola è un sepolcro aperto, la loro lingua è tutta adulazione. Gioiscano quanti in te si rifugiano, esultino senza fine. Tu li proteggi e in te si allieteranno, quanti amano il tuo nome. Signore, tu benedici il giusto. Come scudo lo copre la tua benevolenza. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Al mattino ti prego, Signore, ascolta la mia voce. Lodiamo il tuo nome glorioso, Signore nostro Dio.
Sì, benedetto Signore Dio di Israele, nostro Padre, ora e sempre. O Signore, la grandezza, la potenza, la gloria, la maestà e lo splendore, perché tutto nei cieli e sulla terra è tuo. Innalzi sovrano su ogni cosa. A te provengono ricchezza e gloria, domini tutto. Nella tua mano c'è forza e potenza, alla tua mano di grandezza e potere. Per questo nostro Dio ti ringraziamo e lodiamo il tuo nome glorioso. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Lodiamo il tuo nome glorioso, Signore nostro Dio. Gloria al Signore nel suo Tempio, egli regna per sempre. Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza. Date al Signore la gloria del suo nome. Prostratevi al Signore in santi ornamenti. Il Signore tuona sulle acque, il Dio della gloria scatena il tuono. Il Signore sull'immensità delle acque. Il Signore tuona con forza, tuona il Signore con potenza. Il tuono del Signore schianta i cedri. Il Signore schianta i cedri del Libano. Fa balzare come un vitello il Libano e il Sirion come un giovane bufalo. Il tuono saietta fiamme di fuoco. Il tuono scuote la steppa. Il Signore scuote il deserto di Cades e spoglia le foreste. Il Signore è assiso sulla tempesta. Il Signore siede re per sempre. Il Signore darà forza al suo popolo. Benedirà il suo popolo con la pace. Nel Tempio del Signore tutti dicono gloria. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Signore nel suo Tempio. Egli regna per sempre. Chi non vuol lavorare neppure mangi. Sentiamo infatti che alcuni fra voi vivono disordinatamente, senza far nulla e in continua agitazione. A questi tali ordiniamo, esortandoli nel Signore Gesù Cristo, di mangiare il proprio pane lavorando in pace. Voi fratelli, non lasciatevi scoraggiare nel fare il bene.
da sempre e per sempre. Benedetto il Signore. E con fiducia chiediamo. Concilia a noi di trascorrere questo giorno nella gioia, nella pace, senza peccato, perché giunti a sera possiamo lodarti con cuore puro e riconoscente.